Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale oggi nuovo mukbang di coppia. Ne abbiamo girato solo uno da quando siamo insieme, era un mukbang di poké. Oggi invece ci siamo presi le pizze, facciamole vedere. Allora, io ho wurstel e patatine perché è una vita che non la Classica, che mangiavo. base margherita, Base wurstel e patatine. margherita e Leo diavola con salsiccia. Esatto, perché devo sempre esagerare. Strafare. Poi abbiamo preso dei frittini, due supplì, un fiore di zucca per Leo Taglio. e poi delle mozzarelline perché, sono sincera, non arrivavamo a 20 euro per farlo Infatti vedere, l'ordine va un poco mancavano male perché 2 tanto euro, in ma realtà. vi dirò che le Ma mozzarelline che ci stai stanno e scherzando? poi Stanno avevamo sempre un sacco buone. fame. Comunque anche stasera in realtà stavamo quasi quasi per rifare il mukbang con i poké, ma abbiamo detto aspetta perché già l'altra volta abbiamo fatto così, lo so, famo localizza. Tanto per cambiare. Hai fatto? Ok, ma che Allora, taglio io, no, tagli tu. grazie. E io mi prendo. Ma un Prendi supplino l'hai preso? Ah sì, uno. eccolo, non l'avevo visto. Scusate. Allora, vi ho fatto il box delle domande su Instagram. Dato che ne sono già arrivate un pochino, iniziamo perché io ho fame. Ma vai, mi metto un po' d'acqua, un po' di cucina. Vabbè. Grazie, vado, ma metto io, non ti preoccupare. Allora, Ok. partiamo a bomba. Qual è Momento l'ingrediente? ASMR. Vai. Wow, brava amore che hai avuto questa pensata. Qual è l'ingrediente che vi tiene così uniti? Siete bellissimi. Vai amore. Allora, grazie. Grazie. Innanzitutto. Ingrediente. Qua. Ingrediente che ci tiene così uniti, ma ovviamente l'amore. L'amore. No, non è l'amore assolutamente. Argomentiamo. No, non è vero, sì, è l'amore sicuramente, però. Allora, la pazienza, forse, nonostante ce n'abbiamo poca, però comunque, Sì, come litighiamo dire, poco. litighiamo poco, effettivamente, non che non ci siano discussioni. O non che non ci siano momenti di contrasto, Sì, però la buttiamo un però po' a scherzà. allora Chiara è molto brava, tra virgolette, appunto essendo molto empatica, lei si mette subito nei panni dell'altro e, come dire, riesce subito un po' a comprendere Sì. e quindi evita determinati comportamenti. Io mi accendo subito invece a volte e Guardate, quindi so è più insopportabile quando fa insopportabile così. perché impulsivamente proprio non ci vedo più in determinate situazioni. Sì, Aspetta, scusa se ti interrompo, però in realtà per cose molto stupide, cioè ma per per stupidaggini fastidi, magari. non ve lo so spiegare, Esatto, cioè cioè magari almeno gli eseguite male la porta della macchina in un momento la rabbiatura è sbagliato. ok, però a me, cioè, le cose che proprio non ti aspetti in quel momento e sono fastidiose mi fanno impazzire. Ma io per cui che succede? Che poi mi rendo conto, o magari lei mi fa notare che sto andando magari un pochettino oltre, e allora lì riusciamo, cioè io pure riesco un po' a sdrammatizzare la cosa, quindi alla fine della fiera, insomma, riusciamo sempre un po' a Sì. ricchiappare anche nei momenti un po' più, come dire, quindi ti dico un po', ecco, la pazienza Anche se sicuramente. una cosa che mi ha sempre colpita di Leonardo è che Ma posso, anche no, cioè, non già. no, cioè. Devi, è un mukbang. Vai. La cosa che mi ha sempre colpita di Leonardo è che lui anche in questi momenti in cui si accende, in cui appunto si infastidisce, non diventa, come ve lo spiego, non diventa cattivo. Cioè, magari anche a me, se sto a fare una cosa che in quel momento l'ha fatto infastidire, mi dice tipo, oddio, ma io mi viene da pensare a Christian De Sica. Io gli dico sempre, mi pare Christian De Sica, no? Quando magari nei cinepanettoni, tipo, E chiude a... vattene, così, no? così, Ma oppure io sto so 2 ore se che mi rompi, no, questa cosa, cioè, è teatrale, molto, è teatrale. Cioè, esatto. quindi Cioè, se io mo io cerco mi di metto a dare ridere poi quando è così, esatto. e per questo litighiamo poco, perché se invece fosse arrogante, che mi fa indispettivo, che mi mette il muso, che è una cosa che io detesto, penso che lì arriviamo a litigare. Quindi, sì. Vero. Anche lì poi Cioè, lì si ci ricchiappa. confrontiamo, beh, e anche perché io non sono una orgogliosa, cioè a me ne passa subito, non è Io che... so più testardo, invece un po' più. Non orgoglioso magari, però tipo, se mi fai arrabbiare o se mi infastido, ci tengo a farti capire che tu mi stai infastidendo. Cioè, però. Io questa cosa negli anni l'ho cambiata, prima ero molto più orgogliosa, poveri mia mamma e mio papà li ho fatti impazzire perché ero proprio orgogliosa, che mettevo il muso finché non si faceva come dicevo io, ed è un atteggiamento appunto immaturo.
Poi ho cambiato, adesso è raro Poi nel che. momento in cui io fai, io te ce prendo un giro, te comincio a fare. Così no, tu queste cose un po'. E lei Vabbè, poi alla fine si ride, si scherza. certo. Quindi sì, non lo so, ci siamo trovati, poi ripeto, c'è tanto sentimento perché io comunque mi emoziono tanto con Leo, mi piace tanto fisicamente perché io ancora ogni volta gli dico, Madonna, Anche. faccio questo e bello, cioè dopo 2 anni comunque, secondo me è anche che ci diamo tante attenzioni, non ci siamo abituati, cioè tendiamo a non volerci No, nel abituare. senso, mi piaci, a me, che ne so, una sera, ecco, ieri è un compleanno, stavi più acchittata in un modo, mi piaci, te vedo e mi piaci. Te prendi sto cargone largo con sotto ste Jordan, mi piaci uguale, cioè nel senso, mi Sì, piaci, riesci cerchiamo a di piacermi più o meno non. sempre e cerchiamo di non, come di anche lì si torna sempre quella che magari sembra semplice cura per se stessi, poi alla fine è proprio cura del rapporto, perché non lascia, il classico non te lascia andare, cioè sono una serie di Accortezze. accortezze, le cose, sì, io so, fa così sta mano da 20 minuti Vabbè, tirando, ma che Leonardo c'ha di una, ma che gestiva. Marco, malattia c'ha di una. una volta ho pubblicato un TikTok che era tipo il trend, voglio Oh, che vedere schifo. se. No, grazie. Se il mio ragazzo è fotogenico. E tutti dicevano che era super fotogenico perché sembrava il modello lì mentre ti facevi auto e ciao. Buon modello, Però c'è una ragazza che mi ha detto: ma perché no? Che c'aveva su quel braccio che stava lì a fa 2 ore così. Perché, vabbè. programmato. È morto. Poi, altra domanda. Vai. Si è bloccato il Che telefono. studi ha fatto Leonardo? Madonna, mi ha messurato un'orecchia. Risponderà lui, riguarda lui. Vogliamo avere anche un contributo della tua mamma Esatto, e se del volete tuo faccio parlare con mamma e con papà per papà? rispondere no a sta domanda, tipo, cioè scuotendo la testa. Diventato Allora, no, vabbè, così abbastanza. sembro, non so. No, no. Però che succede? Che vabbè, Che studi? il mio percorso accademico si è fermato dopo il liceo, che insomma, io ho fatto un liceo classico con indirizzo linguistico, preso come lingua appunto inglese, francese e spagnolo. Portato a termine nei 5 anni del liceo, nel senso che comunque non sono mai stato bocciato, rimandato più volte, sono Vabbè, sincero, perché gentili. comunque lo studio non è mai stato il mio forte, nel senso che io sono sincero, tante cose mi piacevano, mi piaceva approfondire, mi piaceva studiarle, però cioè, sono sempre stato quello che ambiva al sé politico, perché io avevo proprio l'ansia di scuola, però era proprio, non mandava, cioè la vivevo sempre come un costante Male. giudizio, nel senso, non che i professori magari stessero sempre a fare compiti, voti o cose che te stressavano, però che ne so, c'avevo sempre l'ansia che se non studiavo facevi i compiti, quello, quell'altro, l'interrogazione, la figuraccia, l'interrogazione, quindi io facevo il mio, arrivo al 6 e basta. Sono uscito dal liceo, nel senso si può dire tranquillamente, con 67, che ha rispecchiato perfettamente tutta la mia carriera Vabbè, accademica. sei e Di mezzo. liceo, esatto. Io Ma 87. tu perché sei una Perché secchiona? c'avevo la media del. Ma già muori nel Sì, è frattempo. che io non capito perché Perché devi poi. alternare perché se no te sei fredda mi dispiace. Non ti Ma perché preoccupare. penso sia mamma maleducato, metto la mamma mia che No, sto col amore, boccone in è bocca. proprio una prerogativa del MacBang. Scusate, io sono nuovo a queste cose da ragazzi, da millennials. giovani. No, comunque io E no, con insomma, vabbè, 86 sono uscita, no, 87. non era quel punto il problema. Vabbè, morale della favola questo. Poi quando ho finito il liceo, per far contenta mamma, che è Sentite stata questa tipo, parte. parte fantastica, per far contenta mamma che tipo voleva necessariamente che io facessi l'università, perché dopo il liceo dovevo per forza fare l'università. Vabbè, voleva che Sono arrivato comunque. praticamente all'inizio di settembre e ho detto, vabbè, ma qual è l'unica facoltà che è rimasta aperta? E mi segno a Scienze e Tecnologie della Comunicazione alla Sapienza, che aveva sede a Vittorio Emanuele, dove, pensate un po', Chi è che invece si era segnata e seguiva? e seguiva, Io! ma io Cioè, lei non se conosciamo, manco mai visti, non ci grazie, sei mai io ci sono venuto? mai venuto, io ci sono andato un mese, i primi 7 giorni tutti i giorni, e mamma mia, mamma mia, chi me lo faceva fa? Poi dopo una settimana ho detto, vabbè, ma io all'università lasciato, tanto ne devo seguire per forza le lezioni, vado per Roma, me fossi imparato più di due o tre strade di Roma sarebbe stato utile, alla fine non è che Manco abbia sta quello. cultura riguardo il salario. E niente, dopo 2 mesi ho fatto a mia madre, senti, io ho fatto la rinuncia ai studi,
senza dire niente, io ho punto a detto a quale. cose fatte e mia madre ci è rimasta molto male, però la realtà dei fatti è quella, se uno non si sente portato È per una cosa. giusto, perché magari poi ci sono persone. Allora, non dimentichiamoci che, ma non voglio fare un caso estremo, però ci sono state persone che si sono suicidate per la questione Certo. dell'università. Perché magari non riesci a dire che non riesci a dare gli esami, ti senti in colpa per i genitori, magari che ti pagano, Esatto. specialmente se sei fuori sede. Quindi ognuno deve fare quello che vuole. Oggi un genitore magari dice che ne so, sono contento se ti vedo laureato, però poi sei stato anche bravo perché sei stato obiettivo, nel senso che hai detto è inutile che io faccia una cosa che non mi fa star bene, che mi farà perdere soldi a voi, poi soldi nel senso quanto Vabbè, tu è stato un lavoravi, ragionamento mio che ho detto vabbè, io comunque. tempo a te e quindi ci sta, per Appena triennale, me magari hai ci fatto metto 6 anni. bene, esatto, per Le me hai lette fatto comunque bene, le pagano loro, io vedo che non è la cosa, cioè, quindi hai fatto alla bene fine. secondo me e poi comunque hai trovato la tua strada. Però il fatto che fosse il mio stesso corso, cioè, mi ha fatto pensare quando me l'ha detto, anche perché noi abbiamo rischiato di incontrarci 2 volte. La prima era proprio al liceo, perché io inizialmente, dopo la terza media, mi ero iscritta con tutte le mie amiche delle medie alla scuola dove è andato lui, corso di spagnolo. Poi io avevo fatto già l'iscrizione, poi io un giorno vado da mamma e gli dico io non ci voglio più andare a quella scuola, io voglio fare il classico punto. Non vi dico che cosa abbiamo dovuto fare per riprendere il nulla osta, non riusciamo a fare l'iscrizione all'altra scuola. Però Ciampi al tempo, io non dovettelo. poi il fatto è che tutte le mie amiche sono capitate tutte in un'unica classe, ma vabbè, quell'anno le bocciarono tutte perché andarono lì a Con un amico divertirsi, mio, tra l'altro. con un suo amico. No, scusami, tutti con Gianluca stavano. Ok, Un però. amico mio molto stretto, ci conosciamo da prima elementare, quando avevamo 6 anni, quindi, cioè, Cioè, ci capite? saremmo sicuramente Sicuramente ci saremmo conosciuti, insomma. conosciuti, però, amore mio, si vede che dovevamo conoscerci Era destino, dopo. era Ci dopo. dovevamo conoscere dopo, quindi questo era appunto per rispondere a questa Io vi chiedo domandina. scusa perché io parlo tanto. No, vabbè, Due normale. domande, abbiamo fatto, non lo so, che c'è il minutaggio lì, 12 minuti. Allora, vi adoro, sognate il futuro dei figli? Non ci risposta a questa domanda. Allora, a me, amica mia Francesca, mi ha fatto la cosa della collana. Mi esce due femmine e anche a lui. Vi dirò la verità. Allora, io voglio cioè vorrei dei figli. Però, cioè, mentre prima magari dicevo li voglio fare presto perché almeno poi sarò una mamma giovane e saremo coetanei e tutto quanto, adesso dico, vedendo anche comunque l'impegno che c'è, ma non parlo di un impegno fisico, cioè io neanche economico, oltre a quello ovviamente. More, ma buon pezzo? No, Perché se a me me serve un attimino il. l'hai. Vabbè, Te tu l'ho fai chiesto. tranquilla, quella Cioè, che. oltre che è No, proprio un ma impegno ci sei interessato. mentale. Beh, sì, scambiamoci uno spicchio. Mi dà di questi, ti Cioè, do io questi. speravo che tu dicessi no, invece. E beh, io ti do una parte della mia. Sto giocando. Dicevo, è proprio un impegno mentale. Cioè, un impegno che io dico, una volta che fai un figlio, è fatto. Cioè, non è che poi stufa. Non è che, ovviamente, nessuno si stufa di avere un figlio, però è per dire che vorrei, dato che noi comunque stiamo insieme anche da poco, perché non vi dico che magari ci è arrivato qualche commento tipo, ma quando fate un figlio? C'è chi ce l'ha detto, no? Però la mia risposta è, cioè noi a parte dobbiamo ancora fa casa. Però Esatto. adesso io preferirei viverci proprio noi come coppia, perché noi comunque sono 2 anni che ci viviamo come coppia proprio di fidanzatini, perché appunto ancora non conviviamo, anche se stiamo tanto insieme, ogni volta che ci vediamo dormiamo insieme, però non è una convivenza ovviamente. Quindi mi sento che abbiamo dato tanto spazio al nostro periodo fidanzatini. E Sì. adesso vorrei vivere un periodo da conviventi. Sì, in Cioè, sé, della per serie, vi esempio. faccio un esempio, ma se un giorno noi, tipo, alle 3 di notte, diciamo, ma poi non lo so se succede perché alle 3 di notte dormiamo, però se tipo alle 3 di notte, diciamo,
mi è venuta voglia di Andiamo a comprare partire. cornetti. A parte andiamo a Pia Cornetto, oppure che ne so, dico, ma prenotiamo un viaggio, cioè lo puoi fare se non hai un figlio, perché appunto devi contare esclusivamente sui bisogni della coppia. E con un figlio è diverso, quindi ecco, è questo. A me piacerebbe averli, sì, perché mi emoziona anche. Banalmente, quando io vedo Leonardo con Noemi, io mi emoziono perché comunque da sognatrice io immagino, no, una scena e quindi mi piacerebbe, però cioè, secondo me stiamo andando nella direzione giusta in questo modo, nel senso che ci godiamo bene delle tappe. Fortunatamente l'età media per fare figli si è alzata. E quindi secondo me abbiamo tutto il tempo per farlo, cioè quando ci sentiremo pronti, quando casa sarà pronta, noi ci saremo vissuti casetta, cioè io e lui e basta. Grazie. E così. Poi ci escono due femmine, avrei voluto un maschietto, però ci escono due femmine, un nome già ce l'ho, il secondo è un po' più... No, vabbè, ce l'ho pure il secondo. Vabbè, diciamo che ogni cosa ha il suo tempo. Sì. Oggettivamente, ci siamo vissuti finora una parte di relazione in un determinato modo, sarebbe pure un po', diciamo, Affrettato. affrettare le cose effettivamente. Non vi dico che se fino a un certo punto io ragionavo in una maniera un po' più individuale, devo dire che la relazione con Chiara mi ha fatto cambiare molto la visione di queste cose, e nonostante comunque, diciamo, le previsioni fatte dalla sua amica Francesca con questo metodo sciamanico e il fatto che dentro casa sua vige un matriarcato da generazioni e generazioni, Che è a me, impossibile che era impossibile debellare. bella, a me non dispiace l'idea invece proprio Dovete subire. della bimba, cioè nel senso a me piacerebbe una Anche bimba, a me, cioè. però io avrei voluto un maschietto e una femminuccia, invece Vabbè. ci vengono due femmine. Vabbè, Però va e bene questo comunque. lo Basta dice che sempre siano sto sane. metodo. È Sì, vabbè, ma infallibile. poi che c'entra È nel infallibile, l'ho momento in cui fatto pure a mia diventi. nonna. Sì, però nel senso, nel momento in cui diventi genitore, cioè, non so, mi sembra veramente insensato pensare volevo il maschio, volevo No, la già. femmina, Poi cioè, nel senso, ma che vuol dire? Cioè, se nel momento in facciamo cui c'è. gender reveal con Sì, Sara cioè, Lund. lol. Però la mia, cioè, non esiste, dai, per quanto mi No. riguarda, è Però ho visto dei veramente. video di gente che scopre che c'ha la femmina e Che tipo voleva il e il padre maschio, prende a carciare la roba, cioè io ti do un calcio in ma come bocca cavolo, e ti cioè, che poi io accanno. so, sta tipo la quindicesima parolaccia che volevo dire in questo solo, come cavolo, cioè, Bravo, amore. mi devo un po' filtrare, scusate, però nel senso, sì, dai, te, discorso figli, certo, a tempo suo, poi dobbiamo sicuramente farsi altri 6-7 concerti e Travis Scott, e Sì, poi, tutte domande sui figli poi tra l'altro, ah quindi con sì, questo sui figli. abbiamo risposto, vedi, tutti ci vogliono farsi i figli. Pure mia cugina Federica mi diceva, ma nipotina non è, io ho detto, fai intanto tu la sorellina o il fratellino e poi noi Dice perché poi faremo. con chi gioca? E col Vabbè, ma fratellino pure voi avete passato un sacco di e anni tra te e tu, la te, tu, cugina Francesca, sorellina. Col blocco. Ah! Letizia, Federica, ci sono tanti. Io e Federica non hanno, però io con Sì, Francesca nel senso 5. tu guarda nel. Eh sì, io con Francesca 5. Di più. 93. Di più non vale. La Letizia è 90. Francesca mi sa che è 88. Vabbè, Vabbè. 88 sono 5. Comunque, 88 e 93. No, scusa, 88 è Gabriele. Francesca è 85. Ok. Vabbè. Vai. Poi Leonardo in parte. Oddio, scusate. Leonardo in parte ti ha aiutato con i disturbi alimentari. Diciamo, fortunatamente quando ho conosciuto Leonardo, i disturbi alimentari erano abbastanza, cioè sono archiviati. Dico abbastanza perché io dico sempre che lo strascico dei disturbi alimentari nel mio caso è stato quello di cioè a volte mi vivo proprio le emozioni con lo stomaco, quindi se ad esempio io Sia adesso bella mi che sono brutta, mangiata sta pizza e qualcuno mi fa venire, c'ho una discussione brutta, io la rimetto subito, ma non perché il mio corpo non la sta digerendo, è proprio il mio modo di sfogarmi. Questo
purtroppo ancora non riesco a non farlo, ok? Cioè, nel senso, è proprio come se io dico, sto peso, io adesso ho fatto, sta io sto peso non lo voglio e lo butto fuori, quindi quello ancora un po' è da debellare, non capita sempre ovviamente, deve essere proprio una cosa eclatante, oppure se ho tanta angoscia da me, non mangio, se sto Una brutta triste, notizia ti chiude parecchio mi lo chiude tanto lo stomaco, stomaco, o però quello è anche perché sono te fa emotiva. sta molto male qualora tu abbia già mangiato, cioè Sì, nel però senso. quello è perché sono molto Sì, emotiva è anche. vero. Diciamo che Leonardo, cioè, Ah, diciamo, è mangia. come te mangiare per forza, cioè io non voglio entrare a gamba tesa in questa questione, perché assolutamente no, poi scherzo, cioè non Così. voglio neanche forzare niente a nessuno in determinati tipi di tempi o regimi o cavoli vari, perché poi io è una cosa che, cioè paradossalmente io il disturbo alimentare lo posso ascoltare, tra Sì. virgolette, no? Però penso pure che se non ci sei passato, non sai che ti dice la testa, e quindi non è che uno può parlare a sproposito di questioni che non si è vissuto. Quello che gli dico io è che, cioè, a volte mi ci arrabbio ancora, ma non perché sia legata ancora a un discorso di disturbi alimentari. Però magari io mi rendo conto che ciò che soddisfa lei non è, cioè, a me nemmeno lontanamente, ma non perché né io ne faccio un discorso. A me piace mangiare, so abbastanza un mangione. Cioè, se a me mi metti davanti un'altra pizza, io me la Fa mangia. mangio. Magari ci sono giorni in cui lei si acchitta un pranzo un po' più rapido, perché magari ci sono state necessità, magari di corsa, si è dovuta andare a prendere una cosettina al supermercato vicino lavoro, Sì. insomma, cose del genere. Quando e magari arriva con diverso appetito, cioè io Sì, invece io so parto più. svantaggiata anche del fatto che a me piace cucinare per gli altri. Cioè, se io, ecco, tipo, A me piace domani mangiare per per me. Leonardo, cioè, gli ho detto, tu vai al lavoro, allora io faccio un bel pranzetto, quindi vado a fare la spesa, mi piace stare lì a cucinare e tutto. Ma se devo farlo per me stessa, non è una favola che mi faccio. Quindi tante volte dico, senti, a me non mi va adesso a cucinare solo per me, mi mangio una cosina così. Poi, ovviamente, ho... cioè, lo stimolo della fame mi viene, diciamo, come si può dire, cioè, ovviamente io la porzione che do a me la do pure a Leonardo, Leonardo, cioè, non si sazia, io mi sazio, quindi Cioè lei mi si è presentata a casa con dai, dillo, una confezione di ravioli, di apriamo sto tortellini, dibattito. di ravioli, non so, Ravioli, ravioli. ravioli, perché ci vogliamo girare tra l'altro un video assaggi, quindi una nuova rubrica. Però, già voi, cioè, i tortellini già sono così. No, sono grandi, sono ravioli, non sono Fammi finire, i tortellini. tortellini sono così, i ravioli sono così, dentro una confezione ci saranno 12 ravioli, 10 ravioli, e lei ha letto per due C'è persone. scritto per due Per due porzioni. persone normali. Io gli ho detto, a me devi prendere due confezioni per Cioè, me. ne la posso fare, ho dovuto prendere un'altra confezione Ma de certo, ma pasta, guarda, perché magari cioè, anche io non c'erano. mi sa. Cioè, no, scherzi a parte, non è che non mi sazio, però poi soprattutto la pasta, cioè, a me la pasta mi piace proprio Ecco, Leonardo è un mangiarla. grande pasta Mamma sciocchino. mia, Chiara, invece la pasta se la fa una volta al mese magari, e quindi io su Ecco, questa io cosa. mangerei pizza per sempre, però per dire, cioè io quando dico i carboidrati, a me in realtà piace tanto il pane. Cioè, tante volte vado lì, mi taglio il pane senza Sì. niente, senza niente, senza prosciutto, niente, e la pizza. Però la pasta, No, invece io la cioè, per dire, la pasta. pasta, mo, io la pasta non la mangio dalle orecchiette che ha fatto tua mamma. Vabbè, una settimana. Vabbè, io la pasta la mangio da Ma ieri. vedete, in questa relazione funziona così, che quello che a me poi non mi va più. Lo mangio io. Ci compensiamo, dai. Esatto, però Quindi, ripeto, cioè vai. non è un discorso né di stress né poi io magari ho sbagliato pure quello che faccio io, perché poi magari io, cioè, allora, il discorso è semplice, lei si è vissuto questo tipo di percorso e piano piano Sì, ma alcune cose ancora le. allora diciamo che io adesso se mi guardo indietro capisco proprio di essere stata malata. Cioè, perché tante volte dico, ma com'è possibile? Prima mi ricordo che un giorno c'è stata una discussione eclatante a casa mia, cioè proprio che mio padre ha detto io adesso ti ammazzo, perché almeno, cioè la frase fu, ti ammazzo io prima che ti ammazzi te, dico.
perché io a cena avevo preteso di mangiare mezzo bastoncino Findus. Cioè, la pazzia. Cioè, è ovvio che una persona normale ti dice: ma come cacchio pretendi di mangiare mezzo? Non te lo concedo questo Così permesso, come ovvio che tuo ok? padre non devo te, però. Vabbè, poi mio padre era esasperato, eh. Mia mamma la viveva molto più. No, pure mia mamma si incavolava, però mio Ma è papà poi è uno normale. che perde più la pazienza di mia mamma. Ma sfido chiunque a non perderla, perché se tu ti presenti da me e mi dici: cioè, dopo che tu mi prepari a cena e io sono tua madre, tu mi dici: no, io di questi bastoncini ne voglio metà, cioè non metà di tutti, una metà, come lo spiego? Una metà. Un'unità Cioè, a me no. ma è ovvio che. Quindi io adesso riconosco di aver fatto delle cose folli, di aver pensato delle cose folli. Poi, ovviamente, gli strascichi sono che, ecco, il mio stomaco ancora è di un certo tipo, ribadisco, ragiono tanto con lo stomaco, vivo molto, molte emozioni con lo stomaco, eccetera. Però Leonardo mi ha aiutata a fare, cioè, nel senso, io vedendo che lui mangia, ok, e si, cioè, credetemi, Leonardo si concede tutto, perché mangi tutto, non è uno di quelli fissati, no, cioè, voglio mangiare pulito, perché no, mangia di tutto, nella quantità che vuole lui. Aspetta, Ma ma mangio pulito e fammi tutto. E no, finire a dice, non è che parlare. mangio pulito. No, pulito, pulito Devo intendi pare che mi solo. mangio tutti i No, giorni. no, pulito intendo che è Cioè, che fissato, non che seguo una dietro magari. nutrizionistica che seguo appena. Nutrizionale? Vabbè, io intendevo, fammi Vabbè, spiegare bene il vai. concetto. Pulito nel senso, per esempio, le persone che mangiano, cioè che stanno perennemente a dieta, quindi pollo, riso bianco, tonno, cioè perennemente a dieta, che io lì mi sento schiavo di qualcosa. Lui non lo fa, cioè lui mangia bene, stasera che mangia la pizza, però ecco, se vuole mangiare due piatti di pasta, no? Io vedo che lui lo fa e però poi si allena. E quindi, cioè, io vedo che lui, dico, ma questa cosa veramente l'ho scoperta con lui, perché dicevo: guarda, lui mangia tutto, però poi si allena e quindi vive proprio bene, perché. Cioè, non fa delle rinunce, ripeto, una vita a dieta, una vita triste, una vita che se te mangi una pizza ti senti in colpa. Quindi su quello mi ha aperto molto. È stato, diciamo, una rivelazione. Ecco, perché poi non che io non lo sapessi, ovviamente lo sapevo, però io Certo. sono sempre una di quelle che deve vedere per credere. Quindi quando ho visto che lui obiettivamente faceva quello, ovvero. Ah, ok, quindi è vera sta cosa Cioè, che se uno mangia, però poi si allena bene, ovviamente se mangia il giusto. nel senso, poi quello che volevo dire poco fa, dico, non è detto che ciò che faccio io sia corretto, perché poi non, cioè, No, no, certo. non è che questo tipo di discorso è diretto a educare. O Qualcuno, quantomeno no, a dire fate così o fate colà. No, io dico, io parto col dire che a me mi piace fare due cose. Mi piace allenarmi e mi piace mangiare. È una cosa un po', come dire, ammortizza e veicola l'altra, perché giustamente mi piace tanto andare a correre, mi piace tanto allenarmi, non con la pretesa di essere perfetto, tutto delineato. Mi piace tanto mangiare, ma non enorme o okay. Che semplicemente ripeto, mi piace tanto allenarmi e mi piace tanto mangiare. Le due cose, se bilanciate bene, ti fanno stare bene, il che non vuol dire che appunto me vada a mangiare. Cioè, è chiaro che se io mangiassi tutti i giorni al Mac certo, o vabbè, no, facessi quello l'ho tutte le mattine colazioni spiegato. con i cornetti e mangiassi No, tutti i no, giorni al no, Mac no. te puoi allenare quanto te Ho pare, ma detto, mangi magari stai tutto, bene, ma poi mangi ti vai a tutto. fare l'analisi una volta all'anno e c'hai dei valori No, allucinanti. no, Quindi mangia tutto, ripeto, nel non è senso detto è che quello variegato. che E poi, quello. Fammi aspetta, finire, no, che scusami. quel. Posso? Vai, vai. No, dai, schifati. No, stavo dicendo, scusa se ti interrompo, No, ma pure un'altra ninguno. cosa è anche che Leonardo si allena per il gusto di allenarsi. Io ti ricordi questa cosa, te l'ho detta sempre. Quello, cioè, per me è stato proprio un grande cambiamento, nel senso, un grande esempio, perché io ho sempre vissuto lo sport, reduce appunto dei disturbi alimentari, come un modo per non ingrassare. Cioè, tu ti alleni non per avere un bel fisico, tu ti alleni perché almeno bruci calorie. Infatti io non ho mai fatto pesi, io ho sempre fatto tutte attività cardio, perché il mio obiettivo era appunto quello che mangio, ok, l'ho mangiato, non l'ho rimesso,
lo brucio nella maniera sana, ma in realtà non è sano neanche così. E Esatto. quindi io vivevo sempre un dovere, l'allenamento, se non lo facevo mi sentivo in colpa, cioè. Se Invece Leonardo smuovo. si allena proprio per il gusto di allenarsi, cioè Cioè, se oggi c'è il gli piace sole, vedo proprio che sudare, ci sono dei giorni che potrei non fare niente, è una bella giornata di sole, che fammi andare a correre. sì, è Non è che vero. se c'ho altro da fare, cioè ci vado perché mi piace. Quindi, ripeto, riesci a vivere bene, ti riesci a godere un po' tutto e È sano. sì, poi ti ripeto, ecco, uno ci mette pure qua la visitina annuale Certo, che te quello dà te la pure. trasmetto io Sì, però. che ti dà pure quella conferma che dici, ok, Che io va faccio tutto così, mi bene. autoregolo, ma va bene, e alla fine va bene, quindi. Dato che abbiamo finito di mangiare, leggo Sì. l'ultima domanda e salutiamo. Allora, leggiamo l'ultima che è arrivata perché. Utilizzo. Allora, ne sono arrivate Sono tante, pure non mi durate tanto in realtà, aspettavo. perché io mezz'ora per mangiare la pizza ci ho Ciao, mai mai messa, messa. quindi, cioè. Però dobbiamo farle più spesso perché poi arrivano sempre Va tante bene, va bene. domande. L'ultima è di Guccissima24. Cosa ami di lei, lui e cosa non sopporti? Allora, comincio io da quello che non sopporto perché fa una cosa e mi fa diventare il demo! Quando sbadiglia? No, anzi, fallo. Non ci riesco se non Sbadiglia. sbadiglio. Faccio così. Arriva. Ecco, questo suono qua. Mamma mia! Aspettate, questo suono qua. Lei quando sbadiglia poi tira su, no? Fa tipo uno sbadiglio e lo sbadiglio, cioè tipo un crescendo, senti il. Ma lo faccio Così. solo con lui perché Ma lo fa mi solo con piace me. E a infastidire. me proprio, vedi, proprio, mamma mia, mi parte qua dietro. Da voi, tante volte, cioè proprio mi intoppo male. Perché poi Quando magari stiamo ancora, a cioè, a guidare. guidare così, stiamo andati da qualche parte. A giornata, Sovrappensiero. stai sovra a pensiero, a giornata è arrivata a un punto, no, cioè proprio di relax, senti lei a fianco che ti fa. Porca zozza, guarda, mi fa prendere, mi fa sciaccare. Mi fa Vabbè, ma dai, ma è una sciaccare la vena. cosa sopportabile. A me, mentre qua. Vabbè, pensate, oh. Pensa, la Vabbè, è cosa una che non sopporti di stupidaggine, me è però un mi fa. suono. Vabbè, poi questo, perché il resto, che dire? Sopporti tutto. Appunto. Ma la domanda è la cosa ami di lei? Cosa amo di lei? Mi piace. No, no, no. Allora, in realtà di lei amo tutto. Mo! Poi. Sii sincero. Dai, no, sinceramente, mi piace tanto il suo. Vabbè, è scontato che io dica la sua vena empatica, perché comunque ha una capacità di empatia che è Queste non allucinante. sono bombe, questa è empatia, Esatto. l'accumulo qua Esatto, cioè, poi ecco, per è citare anche a me. sensibile, nel senso, tutto questo discorso di empatia, poi la. Che ne so, cioè, io sono uno che veramente si emoziona facilmente e è bello comunque averci una persona che tra virgolette non te smorza questa cosa e quindi cioè uno se poi emoziona insieme, ma se poi emoziona insieme non perché ecco appunto ha ricevuto una bella notizia che riguarda entrambi, ma mi piace che magari io che ne so, vedo il video di un tizio che torna a casa dopo 10 anni su Che TikTok, no? Tizio torna a casa dopo 10 anni e c'è il Labrador ora che lo, saluto. capito, che lo saluta e non sta più una. Io mi metto a piangere, mi stava a vedere gli occhi lucidi. Mi metto a piangere, mi guardo, mi giro verso di lei e lei si mette a piangere tanto quanto, magari perché sto lì per lì sono Momento commosso io, no? piagnone. Però è bello quello e mi piace tanto, cioè il fatto che lei si sappia, come dire, cioè non smorza questo tipo di situazione. E poi mi piace tanto il suo. Cioè lei in realtà è proprio forte come persona, quindi sono sincero. Dire questo No, no, è vero, perché al di là di quello che ha vissuto per se stessa e a causa di se stessa, ha vissuto pure, voi lo sapete sicuramente, insomma, tante altre cose. E però ci ha sempre avuto un approccio molto, molto, molto forte, molto deciso. E comunque non è che non abbia mai saputo che quale momento fosse e cosa dovesse fare in quel preciso momento. Cioè, non si è mai lasciata andare tipo a deriva. Poi magari ci avrà avuto i suoi momenti, no, perché sicuramente io ancora non la conoscevo e quindi ci avrà avuto i suoi momenti di cedimento e quello che te pare. Però
Però quando devi prendere in mano la situazione, fermate, cioè non esiste nient'altro. E sta cosa a volte mi fa pure intoppare perché tante volte è talmente ferma nelle decisioni che magari io gli devo dire sì, ma rallenta, cioè una cosa per volta, piano. Però se si mette in testa che deve fare una cosa, ma non proprio a livello solo d'obiettivo, che proprio dice io sta cosa la devo risolvere, la risolve, la prende in mano e la risolve. E è bello perché. Io invece magari sono uno che a volte, vabbè, mo famo, però sempre perché vado lì e dico, ok, sistemiamo una cosa per volta. Però sta cosa invece lei è forte, cioè lei è proprio forte, è decisa e mi piace molto. Patato, tocca a me. Vai, guarda che cose insopporti, c'è una lista. Non è vero, non è vero. Guardate, allora, sono Dai, sto a giocare. sincera, trovare dei difetti a Leonardo è molto Ma che difficile. sta di te faccio parlare con. Sto mandando da mia sorella. Lei vi spiega Però perfettamente. aspetta, tu con Ludo dai il peggio di Ma io con Ludo do il peggio di me perché io te, perché e sei il Ludo fratello siamo proprio. maggiore Esatto, che cioè. deve rompere Devo le scatole. essere Cioè, quella figura. l'incubo della sorellina piccola, Sì, lui sì, sì, continua ad sì, sì. esserlo, quindi è diverso. Però anche lì, cioè, se dovessi parlare con lui, non è che ti dice Leonardo è una persona. No, non, No, no, cioè, no, allora, no. di Cioè, base, poi Leonardo. non diventa cattiveria, No, no, dai. no. Cioè. Leonardo, allora, la cosa che io amo di Leonardo è che è molto buono. È proprio. È molto buono e supporta tanto gli altri. Cioè, lui, non ve lo so spiegare, io questa cosa all'inizio non l'avevo neanche, cioè l'avevo anche un po' fraintesa quando non stavamo insieme, proprio quando lo conoscevo, diciamo, solo come conoscente, perché dicevo, Madonna, ma che ne so, magari vedevo che condivideva delle cose che io, cioè, fraintendevo nel senso che mi sembrava tipo un, non so come Non so, tipo che è spiegarlo. come se dovessi far vedere che stavo all'interno di una cerchia di Esatto, situazioni. In invece lui, realtà. cioè questa cosa la fa con tutti, cioè lui si supporta tutti, cioè arrivi te che gli dici, guarda, beh, io sì, perché faccio tatuaggi, cioè, perché effettivamente l'ho visto così, quando si è andato a tatuare, ad esempio, cioè lui ha ricondiviso il reel che aveva fatto il ragazzo che l'ha tatuato, il sondaggio, cioè sono piccole cose, no, che a lui non gli portano niente in Sì, poi tasca, questa è la perché parte non è social che... che Sì, io però culo per proprio. fare un no, però per fare un esempio, nel senso che non è che ne so, nel mio caso può succedere, no, che io a volte condivido qualcosa perché lo sto sponsorizzando, quindi diciamo lo sponsorizzo, ma ho anche un tornaconto, tra virgolette, lo devo fare, tra tante virgolette, no? Perché se prendo accordi con un'azienda decido di farlo. Lui no. Cioè, era proprio come per dire questo ragazzo mi ha tatuato, mi ha fatto un bel tatuaggio, mi ci sono trovato bene, vorrei che più gente lo conoscesse, allora lo faccio. Cioè, capite che voglio Sì. dire? Quella cosa del... è molto altruista, ecco, mi viene la parola, è tanto altruista Leonardo, ed è proprio buono. Cioè, uno dei suoi migliori amici che una volta ha detto una frase che a me mi ha colpito, perché ha detto proprio, l'ha detta Blanzo sta cosa, che mi prende sempre in giro Oh, perché sta io so piange. piagnona, però mi ricordo che parlando con lui... Gli ha detto che poi, cioè, litigare con te è impossibile, cioè, perché stavamo a parlare di una situazione, e ha Ah, detto, sì. litigare con te è impossibile, quindi se qua la persona ti ci ha litigato, ha lui dei problemi, cioè, a lui, lei, questa persona ha dei problemi, no? Perché proprio lui ha detto, è impossibile litigare con te, ma ve lo dico, è proprio impossibile litigare con Leonardo, perché Leonardo cerca costantemente di poi chiarire, cioè, è molto aperto, ti dice le cose come stanno, poi... crede molto proprio nel sentimento dell'amicizia, nel sentimento, ma anche con i colleghi, cioè è molto, non ve lo so spiegare, cioè lo dovreste conoscere, è proprio buono, è buono che te lo, cioè, ad esempio, dici vorrei dare un abbraccione, perché è tanto tanto buono, e a me questa cosa mi ha tanto colpita, e poi è tanto attento, cioè è premuroso, è quella premura che magari a me è sempre un po' mancata nelle relazioni. Mia mamma l'ha sempre compensata perché mia mamma cioè, Fatto per 10. e per farvi un esempio, qualche tempo fa io sono andata al lavoro dopo che mi ero fermata a dormire qui da Leo, quindi non avevo il pranzo.
E mia mamma mi ha detto: ma devo passare lì vicino perché c'è il supermercato vicino dove lavoro io, ti porto il pranzo. E io le ho mandato la foto che Leonardo mi aveva preparato il pranzo. E lei ha detto: ah, quello è il mio ruolo. Per dire, quindi è molto premuroso, è molto attento se ho un problema, se ne accorge subito, conosce proprio il mio modo di, cioè mi vede subito se ho fatto qualcosa, se non sono serena, anche tutta la questione degli attacchi di panico, eccetera, eccetera. Cioè lui mi sta tanto vicino anche su quello, cioè non è una cosa scontata, perché conosco persone che purtroppo si ritrovano fidanzate con gente che dice: che pizza, però, che con te sta cosa non si può fare. Cioè, guardate, per una persona che soffre di attacchi di panico, sapere che vicino c'è una persona che comunque non gliene fa un'ulteriore colpa, perché uno già si sente terribilmente in colpa, ma non sta lì a puntare il dito contro, è tanto, cioè è molto comprensivo. E questo io infatti mi ritengo sempre, cioè io lo dico sempre, mi ritengo fortunatissima. Poi Non che ogni tanto non la prenda in giro, sì, gli però faccio e va, sì, no, stiamo è a scherzare, un modo cioè di è un scherzare, modo anche un po' per di, demonizzare le esatto, questioni. poi ogni coppia ha pure i memini suoi, quindi alla fine Anche abbiamo dai, un sacco di memini, però ecco, nel momento in cui è capitato che io mi sia sentita male, non è che Leonardo mi ha fatto sentire peggio, cioè a Milano, cioè io se ci ripenso un patato, mi viene da piangere perché mi ha detto tipo respiriamo insieme. Cioè, già, ripeto, c'è un livello di empatia estremo, perché chi non soffre attacchi di panico non può capire in quel momento tu che c'hai, e se ti arriva a dire respiriamo insieme, senza che io, non è che gli ho detto: oh, in caso è dimmi sta cosa. Ma semplicemente che era successo che io a lui avevo detto, perché ti rendo anche molto partecipe, no? Sì. Avevo detto: allora, se mi prendono attacchi di panico, mi devo ricordare di respirare, mi devo ricordare di stare tranquilla, pensare che passerà. E quindi lui lì si è attivato e mi ha detto: respiriamo insieme. Oppure mi ricordo che quando poi mi era passata la crisi a Milano, perché a Milano sono stata proprio male, lui mi ha detto: io, per come stai, cioè io sono sicuro che tu hai qualcosa, che non è che sei pazza, nel senso, non è che ti so di sei strana, ok? Io lo so che c'è qualcosa perché vedo come stai. Cioè, a me è una cosa che mi ha toccata, perché è difficile spiegare un attacco di panico, ripeto, è difficile spiegare: guarda, io ho paura a prendere il treno, io ho paura, cioè, specialmente se l'hai sempre fatto, no? Quindi trovare davanti una persona che ti dice: ci credo che stai male perché vedo come stai, cioè in quel momento fa tanto. Poi ha i suoi difetti. Il difetto di Leonardo è le scarpe. Difetto. Troppe, non sappiamo, io non lo so, Morena, dove le metteremo queste scarpe. Ma Avrà difetto o 200, passione? è una passione, amore mio, va bene, ma a un certo punto le dobbiamo limitare queste scarpe. Dove le mettiamo? Compratele così. Vabbè, no, adesso sto Dai, scherzando, non sto a è un giocare, difetto, sto scherzando. Il sto a giocare, dai. vero difetto è che è impulsivo. Ma Abbiamo io lo detto anche sapevo, prima, lo abbiamo detto anche sapevo. È un prima. carattere di fuoco, cioè è un segno, scusate, di fuoco, quindi è molto impulsivo, si accende con un attimo. In quel momento Non vuole sentire io attuo ragioni. due strategie. Dipende poi dalla situazione. O sto lì che cioè lo faccio sfogare, fa il suo show, lui parla proprio da solo, cioè va lui così da solo e tutto. E oppure io sto in silenzio, lo faccio sentire che ha sbagliato. Mi guarda tipo questa faccia. Che è Quindi hai questa. finito, e poi gli dico: ma a te ti sembra normale? Cioè, sai, cioè io dico proprio: tu campi male se ti arrabbi così tanto per qualcosa che non puoi magari risolvere. Cioè, faccio un esempio: se a me cade il telefono e mi si rompe perché è successo, cioè io dico: ok, piango, Te perché disperi perché te disperi. però poi dico: qual è la soluzione? Vado a portare giù. Finito. Io non è che passo i giorni successivi arrabbiata, urtata finché non lo aggiusto. Cioè, in quel momento non lo posso aggiustare e va bene così. Leonardo questa dote non ce l'ha, zero, zero. Zero. Cioè, lui veramente, gli eventi esterni possono cambiarti l'umore Sì, di a me tanto. gli eventi esterni,
fastidiosi e non calcolati. Cioè, se a me mi casca il telefono e mi si sfonda, io passo le penso subito dopo con le ore successive, tipo, vabbè, mi autocensuro in ogni però tipo, vabbè, tutto a posto, il momento che poi passa tutto, perché magari, ne so, ti fai altre cose, quello che è, te sfoghi, te sei sfogato, ok, a posto, perfetto, ore so, vado a riprendere il telefono, guardo, porca, io comincio, perché, sì. Cioè, finché, che ne so, che succede sta cosa di venerdì, quelli riaprono del lunedì, no, io mi avevo 2 giorni malissimo, ma io 2 giorni, ma io per me, cioè, tipo... No, questo guarda ti insegno proprio tanto. No, no, è vero, per carità. Quindi, diciamo che è così. Abbiamo fatto un video di 50 minuti, vabbè. Mi divertirò molto ad editarlo. Vabbè, ma sì, ma in realtà io mi sono divertito, perché tanto, cioè, a me piace chiacchierare, quindi... Cioè, tipo, poi faccio la rubrica, no? Tipo, quando Chiara sta a fare cose sue, prende la telecamera, me li autoriprendo. Considerazioni. Cioè, sì, l'angolo delle considerazioni, no? La rubrica di casa. E tipo, nei video di Chiara ci metto un minuto, tipo, che ne so, pensavo a sta cosa. Un flusso di coscienza. Guardate, nella rubrica di casa io devo raccontare un sacco di aneddoti, perché voi non potete capire quanto fa ridere Leonardo in questa situazione. Cioè, ci sono un sacco... Anche oggi abbiamo creato un meme quando... Vabbè, anticipo solo questa cosa. Oddio, praticamente io quando so che a lui una cosa non piacerà, sì, sì, sì. Cioè, un'idea... Io non lo guardo. Io la cerco con lo sguardo. Cioè, che ne so, c'è persona... Cioè, magari io, Chiara, persona X, che ci dice ma qua possiamo fare così, oppure volemo fare così. Chiara, e a me è un'idea che piace. A lei piace. Però so che a lui potrebbe... Io già comincio a gonfiarmi la vena, perché... Perché è qualcosa che a me mi leverà spazio. Vabbè, poi ci arriveremo. Quindi, e lei non mi guarda, lei guarda da un'altra parte, perché sa che come incrocia gli occhi miei è finita. A fulmino. E quindi è un no, già sa che è un no, ma non mi guarda. Finché mi guarda, però ha la capacità di trasformarli in un sì. No, dipende, perché c'è tipo quella cosa a me continua a non convincere. Mamma mia, come vabbè, comunque. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Sì. Fatemelo sapere giù nei commenti, fate sapere se volete altri mukbang e noi muoviamo. Fatemi sapere se sono stato di troppo, perché no. Dice sai, dice Lelo però bello tutto, ma chiacchiera troppo. Ma no, abbiamo fatto magari compagnia a qualcuno. Ma sì. E niente, e appunto scrivetemi giù nei commenti quali altri mukbang vorreste vedere. Abbiamo fatto poke e pizza. Potremmo fare uno a boscaiola. Oddio, questa boscaiola! Comunque vabbè, lo dico io perché tanto Chiara... Cioè, maleducata qual è? No, non è vero, però scusate, ovviamente non abbiamo risposto a tutte le domande, ma vabbè, cioè, certo. Avete visto 3 domande, 4 domande, quanto tempo impiego? 50 minuti, io vi chiedo scusa, cioè, giuro, vi chiedo scusa, la gente, ma ho mandato a mia sorella un vocale di 2 minuti, lei mi ha detto 2 minuti, ciò che mi potevi dire in 20 secondi, c'avete tutti ragioni, c'avete ragione perché... Tutti gli amici miei mi dicono tutti la stessa cosa, io vi chiedo scusa, e lo faccio apposta, mi piace. Va bene, niente, momento dei saluti. Ciao ciao.